guarda, che pantaloni. Ma dici che sono pantaloni tecnici o sono pantaloni sadomaso quelli lì? Ma non so, secondo me sono... boh, tecnici, eh. Secondo me sono pantaloni sadomaso, li usa per fare i giochini quando torna a casa, non si cambia neanche. Tieni direttamente su quelli. Salve! Salve. Ma è 60, non 45, eh? A volte dorme più lo sveglio che il dormiente. Totalmente decontestualizzato e senza senso in questo momento, ma ok. Senti com'è già scesa la temperatura? Sì. 27 gradi, bello, bello, mi piace così. Ma a me sei a 32. Vabbè, ma arriva dagli Express qualcosa. Ci metterà più tempo ad adeguarsi, oppure semplicemente lì batte il sole, è appiccicato su uno sfondo nero ed è più caldo. Guarda, un grigionese irrispettoso dei limiti. E si riparte? Salve. Eh? Eh? Cosa? Chi? Scusa? Perché? Non lo so. Ah, ok. Guarda qua, siamo in mezzo alle conifere. E poi? Senti quel fresco. Ah, ok. Ops. È da un po' che non uscivo in moto, ho disimparato a guidare. Anch'io. Mi viene da impostare le curve come se fossi in macchina. E poi più stronzi diranno, perché? Disimparato, siete mai stati capaci? Sicuro, sicuro, sicuro. Proprio sicuro, sicuro. Questi sono gli stessi che vanno da casa a bar e dal bar a casa. Ah, magari vanno anche in ufficio con i risvoltini e i mocassini. Ah, ok. Oppure che la prendono solo per andare a fare la sparata al bondone. Poi gli dici, andiamo in Svizzera. No, io in Svizzera non ci vado. Mi conosco, poi mi arrestano. Ah, beh. Ah, ok. Oh, gli asinelli. La rifaccio transitare. La ringrazio, eh? Prego, prego, non c'è di che. Ho fame. Ho sete. Salve. 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 Figa, cosa di mettere in prima, eh? Se no ti si spegne la moto. Dai, su. Non facciamo cazzate, eh? Sì, quando c'è una visibilità. Comunque, grande differenza con l'Italia, la striscia tratteggiata praticamente ovunque. In Italia sarebbe tutta striscia continua fino in cima al passo, praticamente. Perché ci sono i birilli, eh? Vabbè, io li ho visti, via, sono arancioni giganteschi. Semaforo. Andiamo, vado in giro con la catenazza. Spacco tutto, eh. Comunque è un po' pericolosa, perché se ti impigli da qualche parte ti disarracciona dalla moto. Guarda che pantaloni. Ma dici che sono pantaloni tecnici o sono pantaloni sadomaso quelli lì? Ma non so, secondo me sono... boh, tecnici, eh. Secondo me sono pantaloni sadomaso, li usa per fare i giochini quando torna a casa, non si cambia neanche. Tieni direttamente su quelli. Salve!
Salve. Io questo qua c'ho pure il poggio schiena. Oh, bisogna viaggiare comodi nella vita, Perché c'è il trono reale quello lì, Minchia sì. Poi dopo possiamo discutere un attimo sull'abbigliamento tecnico che ha su. Stivali di pitone, camicia arrotolata e si va a comandare sul passo. Mica devo fare le curve questo. Ho capito, ma guarda che pedane c'ha, gratterebbe giù l'impossibile. Se facesse delle curve strette arriva a casa non c'è più le pedane. Quindi deve per forza allargarle. Poi sul dritto sa scanna. Sì. Sicuramente hai più cavalli di me. Probabile. Non credo che ne abbia più di me, sinceramente, però. No. Oh, guarda questa. Ma è un uomo o una donna? Ah, no, un uomo. Se non sarebbe stata nuda. Quello lì si chiama... Come si chiama? Tipo ski roller. Ski roller. Madonna, una roba di un faticoso. Flashback. Ma guarda questi. No, sta male. End of flashback. E comunque non vado a superarlo perché sennò supero i limiti. Certo. E comunque secondo me tra un po' chiudi le prese d'aria. Freschino, Oh, bella. 23. Che bella sensazione. Guarda come impostano le curve. Mi sa che qua c'è il lago che si vedeva dall'autostrada. Salve! Salve. Oh, guarda che montagna sopra là. È dove stiamo per salire, No, capito, ma guarda quella che è tipo appuntissima e poi tipo viene giù... Scoscesissima. Sembra la lama di un coltello. Comunque è un po' freddo. Un po' freddo, Alle braccia. Dobbiamo ricordarci di fare tante belle foto con le moto. Infatti chiuderò le prese d'aria. Che bella arrivata, bella fresca. Comunque in tutto questo io ho preso il tuo Kiwi, ma non ho preso il mio. Oh, wow. Almeno tu mi hai preso la maglietta a maniche lunghe? Sì. Ah, ok, meno male. Meno quella. Sta andando un po' oltre i limiti, Ma dove? È 50 qua. Ah, e dimmelo, no? Ma svegliati, il cartello c'era per tutti e due, non è che c'era solo per me. Posso guardare le nuvole? Ma non l'ho neanche visto, poi ho davanti quello lì che va. Adesso è colpa di quello lì, allora. Io non l'ho visto il cartello. Senti, vai davanti te, per favore. Vabbè, non è che perché non sai leggere i cartelli devo andare davanti io, Sì. Cioè, guarda, questo qua c'è ancora il casco scodella, illegalissimo. Ah, mo adesso andare in prima mi sembra un po' troppo, però, Stava cercando parcheggio, ma... Santo Fio... Un po' troppo, Questo cosa fa qua in mezzo? Figa, l'ausiliare del traffico. Ma qua non c'è più il 50. L'altra volta siamo usciti qui. È vero. No, è finto. Certo che è vero, cosa ti dico, cazzate? Aspetta che mi ha fatto segno di passare, però... Passo volentieri, ma... Salve! Ha visto le telecamere e ha detto... Non voglio essere il soggetto principale delle riprese di questi due. Aspetta che li faccio andare davanti, così almeno non mi riprendono più. Allora, qua è tutto 80, se non ci sono più paesi né niente. Quello indietro è il centro abitato di San Bernardino. Quindi se poi volessi andare davanti, sappi che comunque non ci sono più cambi di limite. Ok, grazie. Prego. Guarda qua che curve. Tutti i tornanti un po' stretti questi, Comunque qua ieri, l'altro ieri e tre giorni fa ha diluviato, forse anche per quello che è così fresco. Freddo e verde. Frena per tempo, i tuoi saranno contenti. E certo. Salve! Oh wow, ora qui si vuole le frange. Ma c'è già una bella età, eh. Via, gli indiani.
Anch'io ce l'ho una maglietta così. Con le frange? Non t'ho mai vista. Salve! Non l'ho mai messa. Ma la montagna strapunta che si vedeva dov'è finita? Non la vedo. Comunque, cioè, anche i rigori, sta strada è veramente impressionante. Salve! Mica era bardato su come se stesse andando a fare una rapina. Eccolo il pullman. Guardi, proceda pure. Era un parcheggio un po' fantasioso comunque con quella roba. Cioè, ma puoi parcheggiare un camper di 9 metri in una piazzola del genere? Boh, come pensava di starci? Mica c'era una smart. Sai, non tutti sanno prendere le misure. Sarà quello.